Il Comune di Ravenna, assessorato alle politiche giovanili e alla partecipazione, in collaborazione con l'Università di Bologna Campus di Ravenna, avvia il progetto Arte in Comune. Il progetto intende qualificare lo spazio espositivo di Via d'Azeglio 2 con una pluralità di eventi artistici e creativi, che hanno come obiettivo principale quello di percorrere le tendenze dell'arte contemporanea, nelle sue varie declinazioni, dalle arti visive alla fotografia. Si inizia con la mostra Basquiat per Li Jiaf, dal 15 aprile al 10 maggio, a cura di 4 studenti dell'Università di Bologna Campus di Ravenna e tirocinanti presso il Comune di Ravenna. Siamo partiti dall'inizio di questo mandato cercando di restituire alla città uno spazio che era sottoutilizzato, quello proprio sotto Palazzo Rasponi, in Via d'Azeglio, che veniva storicamente utilizzato per le mostre, ma le mostre più disparate, senza direzione artistica, senza comitato scientifico. Abbiamo quindi nel corso del mandato costituito un regolamento per l'uso di questo spazio che garantiva ai giovani artisti della città l'uso gratuito con il supporto della stampa di materiale informativo e di comunicazione, e concludiamo il mandato appoggiandoci all'Università di Bologna e creando quindi un filo diretto con un comitato scientifico estremamente valido, ovviamente composto in questo caso dal professor Volpe, dal professor Subini, che sono stati presenti anche questa mattina alla conferenza stampa, e soprattutto dando spazio ai giovani studenti che si occupano di cultura e di storia dell'arte, chiedendo a loro di immaginare le mostre, di curarle nel minimo dettaglio, dalla scelta delle opere fino anche alla critica, e facendolo, concedendo loro completamente carta bianca. Insomma, noi vogliamo dimostrare che nella nostra città è possibile riconvertire gli spazi utilizzando la cultura e l'arte, riaprendoli e restituendoli alla città e mettendo i nostri giovani, non solo i giovani artisti ma anche i giovani studiosi e i giovani studenti, al centro di questo percorso. È un'operazione che siamo molto lieti di concludere alla fine del mandato. È un percorso che ha visto Ravenna, rispetto ai giovani artisti, diventare anche titolari del tavolo nazionale, capofila del tavolo nazionale sulla street art, e quindi, come dire, raccogliamo un po' i frutti dell'impegno che il pubblico, che l'istituzione, che il Comune di Ravenna ha messo in piedi in questi 5 anni. In questo caso il Comune concede uno spazio dove 4 studenti di varia provenienza universitaria possono curare una mostra. Il materiale che gli viene concesso è di un certo livello, contenuti e spessori di grande interesse, ma soprattutto è il momento in cui possono esercitare, forse per la prima volta, mettere alla prova la propria capacità critica. In questa occasione concede uno spazio in cui in effetti possono mettersi alla prova ed esercitare per la prima volta, e speriamo in una lunga serie di esperienze, possono esercitare la loro capacità critica. E è un'occasione minima, uno spazio ridotto all'interno della quale si può dare davvero grande spessore, grande importanza, grande valore. Quanto è importante per gli studenti questo tipo di esperienza, appunto il mettersi in gioco? È fondamentale perché tramite queste esperienze, come già è stato detto in questa sede, sviluppano la propria capacità critica, che spesso è totalmente insufficiente. Lo si vede negli esami, lo si vede nelle tesi, per quanto ben fatte, per quanto ben strutturate, per quanto diligenti. Però se non si tratta di, e anche quando si tratta di una tesi di ricerca, ecco, lo studente si rimane disorientato, non sa che posizione prendere, non sa che critica fare a determinate critiche che casomai già si sono sedimentate, insomma, tutto sommato non ha coraggio, e invece in questo modo ci si mette allo scoperto, no? Effettivamente allo scoperto, anche si entra nella fossa dei leoni, poi nessuno avrà qualcosa da ridire in questo senso, però certamente un atto di coraggio per lo studente stesso e fondamentale per la propria formazione. Il nostro tirocinio formativo appunto è un tirocinio innovativo nel comune di Ravenna, perché appunto il comune ci ha dato la possibilità di entrare nell'edificio comunale appunto e di occuparci di questa mostra fotografica, perché appunto abbiamo avuto i diritti sulle foto, e appunto di occuparci di una parte prettamente più legata all'artista, quindi a Basquiat, e di creare in base ovviamente alle nostre emozioni, anche a ciò che ci ha più colpito di questo artista, un percorso tematico legato ovviamente alle varie fasi dell'artista, o comunque anche alle varie
diciamo, emozioni che colpiscono questo artista durante la sua carriera formativa. La nostra mostra in cui ci abbiamo messo il nostro contributo personale è l'ultima parte, anche proprio in un cammino che si percorre attraverso le foto di Lee Jaff. Dopo si entra nel corridoio, dove sono invece esposte le opere di Basquiat in formato ridotto, ecco.